Action. Allora, seconda lezione dedicata a Socrate. Oggi vediamo nello specifico il so di non sapere socratico. Quindi vediamo la motivazione per la quale Socrate si autodefiniva ignorante. E vediamo i momenti del dialogo socratico. Quindi vediamo com'è la struttura del dialogo socratico, considerato che ha una struttura scientifica ben precisa. Ripeto, oggi affrontiamo due argomenti, il so di non sapere socratico, Socrate si autodefiniva ignorante, e vediamo quali saranno i momenti del dialogo socratico, che sono due, l'ironia e la maieutica. Questa è l'intro della lezione, partiamo subito. Socrate affermava, diceva, so di non sapere. E tutti coloro che hanno fatto filosofia, ma anche tutti coloro che non hanno fatto filosofia, probabilmente conoscono Socrate proprio per questa affermazione. Diceva, so di non sapere, sono ignorante. Ma cosa si cela dietro a un'affermazione del genere? Socrate era realmente ignorante come si autodefiniva? Ora vedremo tutti i risvolti di questa affermazione. Avanti. Buongiorno. Avevo sbagliato, pensavo ci fosse il professor Paolo. È in quarta C. In quarta? Sì. Quindi vediamo quali sono i risvolti di questa affermazione. Prendiamo un piccolo spunto. Nell'Apologia, Platone ci racconta che Socrate venne a sapere che l'oracolo di Delfi, quindi una personalità importante per l'epoca, l'aveva definito il più sapiente tra gli uomini. L'oracolo di Delfi aveva definito Socrate il più sapiente tra gli uomini. E Socrate prese questa notizia in modo strano, cioè cominciò a scherzarci su, cominciò a prendersi in giro da solo, per certi aspetti quasi capovolgendo quello che era stato il responso dell'oracolo di Delfi. E si definì in modo generale, il sapiente era colui che sa di non sapere. Quindi addentriamoci e capiamo cosa intendeva Socrate per questa affermazione che apparentemente sembrerebbe forte, no? Socrate era ignorante, ma l'oracolo di Delfi l'aveva definito il più sapiente tra gli uomini. Dimmi, Don. Lui si è preso in giro da solo? Sì, ha preso questo responso un po' con autoironia, bravissimo, esattamente. Allora, spieghiamo un po' cosa significa il non sapere socratico. Per Socrate, l'ignoranza, e ora vedremo cosa si intende per ignoranza, è la condizione necessaria prima di partire alla ricerca fatta di dialogo per arrivare alla verità. Quindi, l'ignoranza è la condizione necessaria, prenecessaria, cronologicamente antecedente a tutto, prima di partire alla volta di questa ricerca filosofica. Perché Socrate arriva ad affermare una tale cosa? Nel Fedone, che è un altro dialogo di Platone, ci racconta Platone che, scusami, Fedone ci racconta che Socrate, prima di iniziare la sua speculazione filosofica attorno all'uomo, no? Si era appassionato alle ricerche naturalistiche, un po' come aveva fatto Talete, Anassimandro, Anassimene, eccetera, eccetera. Ma poi era arrivato alla conclusione che non si può arrivare alla verità ultima delle cose per quanto riguarda la natura, cioè non siamo in grado di comprendere quali sono a fondo tutti quei meccanismi che regolamentano la natura. Quindi, presa consapevolezza di questa impossibilità a comprendere la natura, ha spostato il suo focus filosofico sull'uomo. E il non sapere socratico, l'affermazione so di non sapere,
è il sapiente colui che è ignorante, è una sorta di moneta dalle tante facce, ha diversi significati. E oggi cerchiamo di spiegarli, di schiarirli. Qual è la prima valenza dell'affermazione so di non sapere? È una sorta di polemica verso tutti quei personaggi, quelle personalità che pensano di avere la verità in tasca. Mi riferisco ai poeti, ai politici, ai sacerdoti, no? Soprattutto chi è un estremista della religione, se vogliamo dirla così, pensa di avere tutte le verità in tasca. E considerato quello che abbiamo detto poco fa, che la condizione necessaria, prenecessaria, per iniziare a fare ricerca, essere ignoranti, nel senso che non si possono avere delle certezze salde della vita, e quindi io, consapevole della mia ignoranza, parto alla ricerca di... Vi faccio un esempio pratico, un esempio banale. Quando avete fame, significa che la vostra pancia è... vuota. Potrebbe essere anche piena, avere comunque fame. Facciamo un esempio per capire. Quando voi avete fame, implica che il vostro pancino è vuoto. Cosa fate? Cominciate ad andare alla ricerca di cibo. Facciamo un'analogia con la nostra mente, con la coscienza, con la nostra sapienza. Una condizione di ignoranza significa una condizione di vuoto, come la pancia era vuota. Cosa faccio? Parto alla ricerca perché ho fame di sapienza, ho fame di conoscenza. Quindi so di non sapere, socratico, è una sorta di accusa, di polemica verso tutti coloro, sacerdoti, poeti, politici, filosofi, che credevano di avere delle certezze salde circa la natura umana, l'universo. Quindi uno che ha la pancia piena, uno che crede di avere, no, la conoscenza totale, secondo voi partirà mai alla ricerca di qualcosa? Quindi la condizione prenecessaria è essere ignoranti, ma non nell'accezione negativa del termine, nell'accezione di ho fame di conoscenza e parto sempre alla ricerca di. Alla ricerca di. Mi faccio domande, acquisisco, riparto per un nuovo viaggio. Faccio domande, acquisisco le risposte, parto per un nuovo viaggio. Quindi, dunque, la ricerca umana, questo so di non sapere, non è qualcosa che ostacola la ricerca, ma anzi, condizione prenecessaria, incoraggia la ricerca. Se noi non avessimo questo vuoto ignorante, non potremmo partire alla ricerca di. È la benzina, ragazzi. L'ignoranza socratica, come ve l'ho spiegato, è la benzina. Ok? È la benzina grazie alla quale ci muoviamo per iniziare questa ricerca. Quindi il non sapere non è qualcosa che affoga la ricerca, ma bensì la incoraggia. E il non sapere socratico sancisce la rottura definitiva tra Socrate e i sofisti. I sofisti chi erano? Coloro che si autodefinivano sapienti e che insegnavano la loro sapienza come? Bravissima, a pagamento. Socrate invece ritorna a un concetto puro di filosofo. Che significava filosofia? Filo, amore, sofia, sapienza. Amore per la sapienza. E il filosofo è colui che, sentendo la mancanza di questa sapienza, parte per la ricerca socratica. Quindi filosofo non è colui che si autodefinisce sapiente e si fa pagare per insegnare la sua sapienza, ma è colui che ama la sapienza, ne sente la mancanza e parte alla ricerca di questo viaggio bellissimo che è la filosofia. Vi faccio un esempio pratico, così capite. Immaginate che la vostra conoscenza, no, è un puzzle. Fate finta di avere un puzzle qui con una quantità, una moltitudine di pezzi.
Ogni qualvolta noi impariamo qualcosa, mettiamo un tassello. Ma per quanto possa essere grande, gigantesca, smisurata la nostra sapienza, la nostra conoscenza, questo puzzle non riusciremo mai a completarlo. Mancherà sempre un tassellino. Ogni tassellino che noi aggiungiamo è un viaggio, una domanda che ci siamo posti, alla quale abbiamo messo una risposta, che è quel tassellino, ma per quanto durerà, per quanto possa durare questo puzzle, non riusciremo mai a completarlo. Questo credo che sia una metafora concreta per farvi capire qual è lo scopo e la vera valenza del so di non sapere socratico. Passiamo al dialogo. Il dialogo socratico è un qualcosa strutturato scientificamente, non è qualcosa di lasciato al caso. Ribadiamo ancora una volta che il dialogo di Socrate è qualcosa, un processo inteso come incessante con se stessi e con gli altri. E ricordatevi questa cosa, siate sempre socratici, sia per quanto riguarda il so di non sapere e sia per quanto riguarda il dialogo. Socrate non considerava mai definitive le risposte alle quali perveniva. Ripeto, Socrate non considerava mai definitive le risposte alle quali perveniva. Quali sono gli elementi, i momenti del dialogo socratico? Sono due. Il primo è l'ironia. Dimmi, Sofì. No, perché significa le risposte non sono mai definitive. Non considera mai le risposte definitive, perché se tu consideri una risposta definitiva, hai finito di ricercare, ok? Mentre la ricerca è infinita, tende all'infinito. Quali sono i momenti del dialogo socratico? Sono due. L'ironia, primo momento. Secondo momento, la maieutica. Ripeto, primo momento del dialogo socratico è l'ironia, secondo momento è la maieutica. Maieutica, poi vediamo cosa significa, inizia con la M di Milano, maieutica. La maieutica. Partiamo dal primo, spieghiamo per bene cos'è l'ironia socratica. Che significa ironia? Chi me lo vuole dire? Chi mi vuole raccontare che cos'è l'ironia? Una specie di simpatia. Di simpatia? Però che è di vicenda con te. Chi mi vuole spiegare che cos'è l'ironia? Di spiegare una cosa magari con un altro... cioè, un'altra sfumatura che sia un po'... che prende una specie di caricatura. Dire una cosa intendendo un'altra. Allora, ironia significa, da una parola greca, dissimulazione, e consiste nell'affermare qualcosa di contrario, oppure mettendo in evidenza degli elementi, oppure ridicolizzando certi elementi. Vi faccio un esempio pratico. Io e Lorenzo siamo andati l'altro giorno al Luna Park, ok? Abbiamo giocato a... Avete presente il gioco che devi sparare, no? A buttare giù i bersagli. Lorenzo su 10 bersagli non ha buttato giù nessuno dei bersagli. E io gli ho detto, che bella mira, Lorenzo. Il mio che bella mira è un'affermazione ironica finalizzata a mettere in evidenza che lui non ha una buona mira e a ridicolizzare il fatto che non ha una buona mira. Se io dico, Emanuele, che bella questa felpa. Esempio, no? Sto mettendo in evidenza che la tua felpa, dicendo però l'esatto contrario, che è bella, sto dicendo che è bruttina. Cos'è? Perché allora utilizza l'ironia? Si è alzato un fantasma. Cos'è? Perché Socrate utilizza l'ironia? L'obiettivo dell'ironia socratica, in questa prima fase del dialogo, è rendere consapevoli gli interlocutori, consapevoli della loro ignoranza. Quindi
l'obiettivo è rendere consapevole l'interlocutore della propria ignoranza. E come fa Socrate a renderlo consapevole di questa sua ignoranza? Socrate spesso, per decostruire, no? E rendere consapevole il suo interlocutore, in una prima fase chiede alla persona che ha davanti, e spesso e volentieri sono dei maestri, maestri relativamente al loro ambito di competenza. Poteva avere davanti un avvocato, un ingegnere, un artista. Cosa fa? Gli chiede di spiegargli, di renderlo edotto circa il suo ambito di competenza. E c'è in questa prima fase una sorta di adulazione nei confronti dell'interlocutore. E l'interlocutore ne è anche compiaciuto. Dice, Socrate mi sta anche adulando. Nella seconda fase, Socrate comincia a mitragliarlo di domande. Domande incessanti. Seconda fase è sempre dell'ironia. Sì, sempre fa parte dell'ironia. Comincia a domandargli perché, cos'è, perché, cos'è, com'è, mi spieghi, fino ad farlo arrivare a una condizione di dubbio. Cioè, le domande sono finalizzate a instillargli un dubbio, due dubbi, tre dubbi, 100 dubbi, fino a una condizione finale in cui lui stesso cade in una sorta di disagio, di inquietudine, e ammetterà di essere ignorante. E per lui è uno shock, perché fino a pochi minuti prima si sentiva sicuro delle sue conoscenze, del suo ambito di competenza, un maestro. Socrate mette a nudo la sua ignoranza, con domande e risposte, una batteria infinita di domande, fino a renderlo consapevole della sua ignoranza. Una volta che l'interlocutore ha preso consapevolezza della sua ignoranza, subentra la seconda fase, la maieutica. Vediamo che cos'è. Il fatto che l'interlocutore abbia ammesso, no, con inquietudine, con disagio, la sua ignoranza è stato uno shock per lui, una scarica elettrica che ha svuotato la mente di tutte quelle verità, tutte quelle condizioni. Vi faccio una domanda, quindi cosa si è creata nella mente dell'interlocutore? Bravissimo, l'ignoranza. L'obiettivo di Socrate è renderlo ignorante, non per deriderlo e umiliarlo. E in questo momento, in cui lui ha una condizione di ignoranza, l'obiettivo di Socrate non è riempire la sua coscienza, la sua mente, con la sua visione della vita, cioè con la sua dottrina, con la sua verità. Ma vediamo che cos'è questa maieutica. Perché nella prima lezione vi ho raccontato i misteri dei genitori di Socrate? Cosa faceva la mamma di Socrate? Una volta? Faceva la levatrice, che sarebbe l'ostetrica, aiutava le donne a partorire. Socrate si autodefiniva ostetrico delle menti, delle coscienze. Ora che ha creato l'ignoranza, il vuoto nella mente dell'interlocutore, lui aiuterà le persone a partorire idee, a partorire il loro punto di vista sul mondo. Durante il primo momento, no? Quando c'è la batteria delle domande, a un certo punto c'è anche la confutazione, cioè mette in dubbio, obietta le tesi degli interlocutori e somiglia un po' al metodo dialettico zenoniano utilizzato anche da Gorgia, supponiamo per assurdo che sia così, finalizzato a mettere in evidenza le contraddizioni dell'interlocutore. Quindi, passo indietro, scusate, durante la prima fase, dopo la batteria delle domande, si metterà
si computerà tutta la tesi, le tesi dell'interlocutore fino a farlo ripiombare nella condizione di ignoranza. Afferma l'ignoranza, mente vuota, Socrate parte con il momento secondo, la maieutica, cioè all'obiettivo quello di far partorire idee ai suoi interlocutori. Quindi l'obiettivo non è riempire la mente degli interlocutori con la sua visione, con la sua verità, ma il punto di vista vostro personale. Chiaro? Vi leggo due righe. Tratto dal Teeteto, che è un dialogo sempre di Platone, poi lo vediamo, tutto nello specifico, in cui proprio Socrate si autodefinisce ostetrico delle anime, delle coscienze, delle menti. Vi leggo tre righe. La mia arte di maieutico in tutto è simile a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che essa aiuta a far partorire uomini e non donne e provvede alle anime generanti e non ai corpi. E proprio questo io ho in comune con le levatrici. Anche io sono sterile, sterile in sapienza, l'ignoranza. E il rimprovero che già molti mi hanno fatto è che io interrogo gli altri, ma non manifesto mai sul nulla il mio pensiero, è verissimo rimprovero. Io stesso, dunque, non sono affatto sapiente, sottolinea ancora una volta la sua ignoranza, né si è generata in me alcuna scoperta che sia frutto dell'anima mia. Quelli, invece, che entrano in relazione con me, poi, seguitando a vivere in intima relazione con me, purché il Dio lo permetta loro, meravigliosamente progrediscono, come essi stessi e gli altri ritengono. Ed è chiaro che da me non hanno mai appreso nulla, ma che essi, da sé, molte e belle cose hanno trovato e generato. È un invito ad autoeducarsi. È una sorta di pedagogia dell'autoeducazione. Lui aiuterà, vuole aiutare i suoi interlocutori, i suoi allievi, a partorire il loro punto di vista sulle cose, sul mondo. Non è più quasi l'allievo che educa il maestro, scusate, il maestro che educa l'allievo, ma è l'allievo che deve imparare ad auto-educarsi. La domanda che ci poniamo alla fine, quando la donna partorisce, viene fuori il bambino. Ma quindi, questi interlocutori, considerato che Socrate è l'ostetrico, che cosa partorivano? Cosa voleva Socrate in cambio? Cosa chiedeva loro? Ora vediamo. La molla, no? Che sorregge tutto il dialogo socratico, è la domanda di Socrate: che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? E ci raccontano le varie testimonianze, in questo caso Senofonte, abbiamo visto che era una delle fonti autorevoli di Socrate, no? Ci racconta che lui era solito andare in giro, piazze, strade, vie, viottole, e chiedere che cos'è il coraggio, che cos'è l'amore, che cos'è la sapienza, che cos'è la giustizia, che cos'è il bene, che cos'è la santità, che cos'è la politica, che cos'è la virtù. Tutti coloro che rispondevano, anziché dare una definizione, rispondevano invece con gli esempi. Virtuoso è l'uomo che affronta 10 persiani insieme. Coraggioso è l'uomo che affronta Scilla. Virtuoso è l'uomo che bada alla famiglia. Ma Socrate non voleva esempi, voleva una definizione, una concettualizzazione. Prima lezione, passo indietro. Aristotele l'aveva definito il filosofo della scienza, della conoscenza, intesa come concettualizzazione. Se io ti chiedo, Lorenzo, cos'è il coraggio? Che cos'è l'amore? Tu non mi devi porre l'esempio. L'amore è quando sto con la mia fidanzata. Socrate avrebbe voluto che tu fornissi una definizione di che cos'è l'amore. Marta, che cos'è l'amore? È un sentimento.
È un sentimento che lega le persone. Non mi devi fare l'esempio, no? Come ti avrebbe detto Socrate, non voglio un esempio di caso virtuoso, non voglio un esempio di amore, non voglio un esempio di coraggio, non voglio un esempio di giustizia, voglio la definizione. Quindi, quello che voleva Socrate dai suoi allievi, dai suoi interlocutori, è che loro partorissero idee, concetti, definizioni. Concludiamo, siamo in conclusione. Quindi, il dialogo socratico, abbiamo visto che è diviso in due momenti, ma lo possiamo dividere anche in strumenti e fini. Quindi ha degli strumenti per raggiungere fini. Quali sono gli strumenti che utilizza il dialogo socratico? Ve li dico subito. L'ironia, la confutazione, quindi obiettare contro le tesi sostenute, e per ultimo strumento la cosiddetta brachiologia. La brachiologia sono i discorsi brevi fatti di domande e risposte. Brachiologia sono i discorsi brevi fatti di domande e risposte. Risposte e domande, domande e risposte. Quali sono invece gli obiettivi, i fini del dialogo socratico? La maieutica, quindi aiutare l'interlocutore a partorire quelle verità che sono dentro di lui, quelle idee, e per ultimo concettualizzare quelle idee, definirle, una definizione. Ripeto, il dialogo socratico è fatto di strumenti che devono essere utilizzati per raggiungere dei fini. Quali sono questi strumenti? L'ironia, la confutazione e la brachiologia. Quali sono i fini di questi, utilizzando questi strumenti? La maieutica, quindi partorire idee, punto di vista, la verità, le verità, e arrivare a una concettualizzazione, una definizione di quelle idee.